L'avevamo detto molto tempo fa che non sarebbe stato facile fondere due società come la Fiume Freddete e la Ionica Santa Teresa Riva. Di fatto, questa operazione non è stata ancora confermata dalla federazione. La documentazione completa era stata spedita a Roma il 26 giugno ed una risposta era attesa entro la prima decade di luglio. È passato quasi un mese e non ci sono ancora notizie nuove, né buone né cattive. Palermo, più che altro, ha consigliato ai due club di seguire ugualmente l'iter che prevede una sorta di preiscrizione via internet. Per il momento, Fiume Freddete e Ionica appaiono presenti nelle rispettive liste dei campionati che dovrebbero in teoria frequentare, in seguito ai responsi del campo. Quindi il posto in promozione dei giallorossi non risulta ancora vacante né sostituito, nonostante sappiamo che lo giudice non può iscrivere la squadra. Si sta cercando di prendere tempo, insomma, in attesa di una decisione che, anche arrivasse domani, sarebbe comunque tardiva, rientrante a stento all'interno dei limiti prefissati.